siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo a Radio Bruno abbiamo Alex Britti, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Allora, quinta partecipazione al festival, come ci si prepara a livello mentale, di emozioni? Ma come al solito prima di andare a suonare uno cerca di stare tranquillo, sereno, lavorare bene e passare una giornata nel modo più normale possibile. Parliamo del pezzo, un attimo importante. Sì. È un misto di stili musicali, no? Dal blues al pop. Sì, cerco di fare sempre la mia solita sperimentazione e di cercare qualcosa di originale. Quindi sono partito da una base, ma prettamente jazzistica, direi. Il giro, se posso parlare un po' tecnico, sì. È un 2-5-1, un giro francese tipico del jazz, quindi al quale però ci ho messo una melodia più italiana e più da cantautore, con appunto invece una chitarra blues virgola che regge un po' tutto il pezzo. La chitarra non accompagna ma fa proprio da contrappunto alla voce, quindi è come se fanno sempre botta risposta la chitarra e la voce, chitarra elettrica. Hai fatto tanti festival, ma questo di Carlo Conti com'è, che atmosfera si vive? C'è un'atmosfera abbastanza serena, mi sembra un po' più serena del solito. E c'è un sacco di artisti che sono presenti in radio, in televisione, c'è tanti amici, un sacco di artisti che conosco bene, con cui siamo amici, e Marco Masini. Tipo Masini, sì, giochiamo insieme con la nazionale, no? Con la nazionale dei cantanti, quindi poi insomma sono amico di Moreno, di Raff, di Irene Grandi, e quindi mi fa piacere stare in un festival molto più che mai tra amici, più del solito. Parliamo della serata delle cover, un pezzo storico dei Dick Dick. Sì. Ti hanno fatto conoscere. Ti ha fatto conoscere un tuo amico, giusto? Sì, un mio amico molto più esperto di me di musica italiana, perché quando mi hanno detto di fare una cover, il mio primo istinto ho detto: vabbè, faccio un pezzo di Hendrix o una cover. Invece no, deve essere italiana, quindi mi sono fatto consigliare. E questa canzone non la conoscevo, non sono così esperto di musica italiana poi di quegli anni 60, e però mi è piaciuta subito perché era molto sperimentale. Anche loro, la versione originale era molto sperimentale, avevano delle sonorità, ancora non era arrivato il progressive che poi è arrivato nei primi anni 70, e loro però si cominciava ad assaporare qualcosa di simile. C'era un arrangiamento degli archi dell'orchestra molto particolare che ho lasciato, quello è rimasto, non l'ho toccato, e quindi ne ho fatto una versione particolare, una versione molto molto Santana, se vuoi, e mi piace molto rock come pezzo. Alex, prima di salutarci, ma è vero che tutte le mattine corri sul lungomare qui a Sanremo? Sì. Ti alleni così? Sì, sì, mi piace, ma lo faccio anche a casa o al parco, o abito vicino al mare comunque, quindi o a un parco vicino casa o quando ho più tempo al mare, quindi mi piace correre, mi piace stare in forma e mi piace mangiare, e quindi insomma, se vuoi mangiare e bere senza avere, insomma, lasciandoti andare, devi mettere un sassolino anche sull'altro piattino della bilancia, diciamo. Quindi qui a Sanremo poi è bellissimo, perché soprattutto con giornate come oggi, ho fatto un'ora e un quarto stamattina, e così uno si abbronza pure, anche perché poi stare vicino a Carlo sul palco è impegnativo. Infatti, no? Dal punto di vista dei colori. Certo. Così io vado a correre, prendo un po' di sole e grazie. Non sfiguro. Grazie di essere stato con noi. Un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, qui da Alex Britti, e ci vediamo presto anche dalle parti vostre.